E ora il volley. Dopo la sconfitta di Cuneo, l'EPU Pomì Casalmaggiore si interroga sulla crisi. Dal mercato potrebbero arrivare però alternative, ore decisive per valutare le condizioni dell'ex Scorupa. Sconfitta, polemiche, nervi tesi e una crisi che non accenna a finire. L'EPU Pomì Casalmaggiore non esce dal tunnel, anzi a Cuneo si consegna all'ennesima figuraccia. Da 1-0 rosa a 3-1 nemico è la costante degli ultimi tre KO consecutivi. Anche al Pala UBI Banca, nella quarta giornata di ritorno del campionato, Valentina Righetti e compagne partono forte per poi crollare alla distanza. Con la batosta piemontese fanno 5 sconfitte nel 2019, che diventano 6 nelle ultime 7 gare disputate. Dal 26 dicembre scorso l'EPU Pomì non fa bottino pieno. Nell'ultimo mese l'unica esultanza è arrivata in coda al tie-break contro il Bisonte Firenze, 2 settimane fa al Pala Radi. Un'involuzione totale, una spirale di negatività acuita dall'addio di Polina Raimova, ex cannoniere rosa, già in campo nel fine settimana con la Turkish Airlines, peraltro perdente 3-0. Al posto della zera, Marco Gaspari ha puntato su Daniel Cuttino, giovane americana in grado di garantire 16 punti a Cuneo. In doppia cifra sono andate anche Kenia Karkassis e Daga Kokolevska, ma il deficit complessivo ha creato imbarazzi anche nel coach, che a fine gara ha chiesto scusa a tifosi e società per la condotta delle sue. Noi abbiamo tifosi che si fanno chilometri, una società che crede in questa squadra e prima di tutto bisogna chiedere scusa a loro. Vinto il primo parziale, Casalmaggiore ha concesso a Cuneo la rimonta, gettando alle ortiche il match sul 22-24 del terzo set. Ribaltata la contesa, la Bosca San Bernardo ha rullato un inesistente EPU Pomì nel quarto set, terminato 25-13. Nel post partita uno scambio di gesti fra tifosi e Valentina Righetti ha chiuso nel peggior modo possibile la trasferta cuneese. Nelle prossime ore sono attesi provvedimenti e movimenti. Kasia Skorupa è al vaglio dello staff medico e tecnico di Casalmaggiore, con la polacca già arrivata in riva al Po per un check-up fisico. A preoccupare sono le condizioni precarie del ginocchio che tiene i box dalla scorsa stagione la regista dello scudetto rosa del 2015. Con la trasferta di Filottrano alle porte e un'altra infortunata illustre come Caterina Bosetti, out domenica e sotto costante monitoraggio, la VBC dovrà valutare benissimo su chi puntare per mantenersi in zona playoff.